Ben ritrovati amici telespettatori e buon pomeriggio 216. È cominciata già ieri la nostra settimana con Barbara Caramelli che salutiamo, la ritroverete domani sempre a partire dalle 17:30, mentre oggi e venerdì ci sono io. Aspetteremo insieme le 19, l'ora di cena con tanti ospiti, anche se a me più che chiamarli ospiti mi piace chiamarli parte integrante della famiglia di Sei La TV perché siamo in un vero e proprio salotto pomeridiano, un'oasi in cui discuteremo di tanti argomenti. Di tanti temi e anche oggi ho preparato per voi diversi protagonisti che ci verranno a trovare. Parleremo di Loop, un cortometraggio horror made in Dalmine, poi di arte industriale con Francesco Lussana. Comincerà poi la nostra rubrica fitness con i consigli per un corpo allenato e soprattutto sano di Mr. Beat. E poi a casa del contadino con Michele, tanti prodotti gustosissimi per colazione e anche per le nostre merende. Ma voglio cominciare subito col parlarvi di un argomento magico, perché è un argomento insomma particolare, ci sono tante curiosità e ci verranno svelate proprio da due amici. Parliamo del mondo dei fumetti e lo facciamo in compagnia di Leonardo Monzio Compagnoni, che è il presidente dell'associazione culturale Vergomics. Ciao Leonardo. Ciao. Ben ritrovato, torni a trovarci. È un piacere essere qui dopo la prima storica puntata di venerdì scorso. Sì, ci hai aiutato un po' a inaugurare la puntata di pomeriggio 216. Saluto e ringrazio anche Luca Rotanodari, disegnatore. Ciao Luca, esatto, ciao, benvenuto. Grazie mille. Grazie a voi per essere qui. Senti, io partirei subito col parlare appunto anche un po' della storia del fumetto, perché lo sappiamo, il fumetto è diventato nel corso del tempo parte integrante della cultura popolare, nato inizialmente come un fenomeno marginale, ha assunto una vera e propria caratteristica nel corso del tempo, Leonardo. Esattamente, ha più di un secolo di vita. Iniziamo con dire quello. Diciamo che per quanto venga definita non arte, in realtà è una derivazione dell'arte, così come noi la conosciamo. Addirittura una branca più commerciale ha preso ispirazione al fumetto, dando vita all'arte pop, dico bene Luca, no? Certo. Beh, possiamo anche ammettere che il fumetto, secondo me, insomma, la sua magia, il fatto che piace così tanto anche ai giovani, ai ragazzi e ai bambini, è proprio per la sua capacità di unire il linguaggio con le espressioni, con il disegno. Questa è un po' la sua forza, Leonardo. Esatto, espressioni, linguaggio, disegno, balloon, via via scorrere tra una vignetta all'altra, giriamo pagina continuamente. E il Il bello. fumetto ufficiale, la nascita ufficiale. Allora, si parla canonicamente del primo fumetto commerciale con Yellow Kid di OutKult. Quindi insomma un È fumetto una cosa americano. americano, ma nato per volontà del signor Joseph Pulitzer, quando sono arrivati i primi migranti dall'Europa per integrarsi all'interno della società. C'era questo piccolo ragazzetto giallo buffo che, attraverso quello che veniva scritto sulla sua maglietta, anzi tunica gialla, faceva capire esattamente cosa stava facendo, un po' per aiutare comunque anche a comprendere la lingua americana, Quindi che non è diventa, inglese puro, ricordiamo. certo, diventa un vero e proprio modo per comunicare, per fare comunicazione, e diventa poi anche un vero e proprio media. Senti Luca, io ti ho presentato come disegnatore perché io mi sono informata, adesso mi dirai se sbaglio, fumettista nel processo industriale della realizzazione del fumetto è colui che inserisce i testi all'interno delle cosiddette nuvole, mentre tu invece sei un vero e proprio artista del fumetto. Sì, diciamo che ok, sono fumettista, ma mi occupo, diciamo, a 360 gradi di quello che è la realizzazione dei miei fumetti o dei fumetti che realizzo, nel senso dalla storia, realizzo le storie, le disegno, le ripasso, le inchiostro con pennello e tutti gli strumenti, e le coloro e poi sì. E poi metto i balloon con tutte le Balloon, scritte, si chiamano così, balloon, sì, in le linguaggio insomma tecnico, nuvolette. ecco, quelle che io chiamo nuvole, Le nuvolette. nuvolette. Senti, poi ci sono anche dei tratti, insomma delle correnti artistiche, posso chiamarle così, anche nel mondo dei fumetti. Il tuo tratto come possiamo definirlo? Il mio tratto è cartoon, molto Umoristico? umoristico, sì. Poi io, ecco, è una sorta di comunque un crossover, un misto. Non mi reputo effettivamente al 100% umoristico, ma ovviamente non sono realistico. Sei in grado di interpretare un po' tutti gli stili, lo mettiamo Sì, così. Io ti ho sì. messo alla prova oggi, perché guarda, ho preparato per te una Ah! lavagna, amici, abbiamo qui la lavagna, vogliamo mettere Luca alla prova, ma soprattutto vogliamo anche un po' immedesimarci in una prima lezione di fumetti.
perché tra l'altro loro sono i protagonisti, o meglio, coloro che stanno dietro a una realtà culturale, un'associazione culturale che è Bergomics. Leonardo, mi riferisco a te, tu sei il presidente, ma è vero che è l'unica organizzazione in Lombardia dedicata al mondo dei fumetti? Non siamo l'unica in Lombardia, ma siamo la più attiva in assoluto e forse siamo tra i più longevi. Abbiamo 12 anni di vita. Questi 12 anni siamo riusciti a rivoluzionare la piazza bergamasca, che prima dai grandi editori era conosciuta come una piazza non interessante per il mondo del fumetto. Oggi la città di Bergamo è la città che ha il maggior numero di eventi legati al mondo del fumetto. Eh sì, perché voi siete attivi tutto l'anno, insomma. Esattamente. Prossimi programmi, prossimi progetti? Abbiamo questo weekend, siamo al Lucei Cinema Scurno in occasione dell'uscita di Lego Ninjago. Non siamo troppo distanti da quanto abbiamo trattato settimana scorsa. Ecco, lo ricordiamo per gli amici che non ci hanno seguito venerdì, Leonardo mi ha fatto un po' una sorpresa, perché io avevo invitato l'organizzatore della manifestazione Mattoncini a Bergamo, quindi insomma dedicata al mondo Lego, e tra gli espositori c'era proprio anche Leonardo, che insomma si è immedesimato nel mondo Lego, e con loro abbiamo parlato di questa Ninjago, giusto? Questo film sempre dedicato al mondo Lego, del quale Leonardo stava giustamente parlando. E se questo film, noi siamo lì con le nostre opere, i nostri diorami, l'esposizione anche di quella che è la linea fumetti di Ninjago, oltre ai tavoli da gioco naturalmente per i bambini, perché l'unico limite con i Lego è la fantasia, come anche nel fumetto, nel disegno, diamo modo ai bambini di creare qualcosa, di farli divertire. E prossimamente saremo sempre al cinema per l'arrivo di Thor Ragnarok, il nuovo film della Marvel, con i supereroi in carne ed ossa presenti a multisala, e stiamo lavorando anche a una piccola cosa di volontariato particolare dedicato ai bambini. Speriamo presto di riuscire a darle corpo. Stiamo lavorando per riuscire a portare, speriamo per Natale, male che vada per l'Epifania, un bel sorriso ai bambini che sono ricoverati all'ospedale Riuniti di Bergamo. Beh, questo è sicuramente, diciamo, un bel regalo che vi proponete da fare per Natale. Senti Luca, intanto se tu vuoi posizionarti, insomma anche confidenza con la tua lavagna magica, poi mi racconti anche un po' quello che hai in mente. Luca. Attenzione, ecco il microfono. Partito. Così poi mi racconterai anche cosa hai intenzione di realizzare per va noi, bene. Perché faremo anche un piccolo tutorial. Voi fate, Leonardo, dicevo, dei corsi. Parto. Anche per i bambini. Sì, con Luca e la realtà del Bergamasca del Circo Culturale Minardi abbiamo dato vita a Fumetti in Circolo, dove oltre a fare magari degli appuntamenti legati a certi fumetti, a certe categorie tematiche, facciamo anche questi corsi di disegno. Siamo arrivati al quinto ciclo di corsi, aperti sia ai bambini, quindi c'è fumetto base, disegno per bambini. La cosa bella per i bimbi è far imparare loro come si disegnano i loro eroi, che so, SpongeBob, le tartarughe ninja, Spider-Man, i Pokémon. Perché il fumetto, diciamocelo, è nato anche un po' con i supereroi, perché la maggior parte di noi, dei bambini, leggeva sotto le coperte, insomma, i fumetti dei più celebri eroi, che insomma sono stati anche un po' coloro che hanno caratterizzato la nostra infanzia, immagino anche per voi a casa che ci state seguendo. Ma tu, Leonardo, come ti sei avvicinato al fumetto? Come tutti quanti, leggendo Topolino. Ah, quindi insomma è stato Mickey Mouse. Sì, guarda, a dar vita a tutto questo. Dobbiamo ringraziare lui per Bergomics. Bisogna ringraziare lui, bisogna ringraziare i grandi del fumetto come Sergio Toppi, Sergio Bonelli, tutti gli autori che ho incontrato, grazie ai quali mi è nata questa passione verso la nona arte, e lì poi è nata Bergomics. Dato che a Bergamo non c'era una realtà così forte legata al mondo del fumetto all'esterno del negozio di fumetti. Io dico sempre che bisogna anche uscire da quello che è la scatola del negozio e andare a far conoscere la gente un ambito culturale che fino allora era poco conosciuto. Oggi è sdoganato in Bergamasca, grazie al nostro operato, quello di Luca, dei vari autori, e al cinema, grazie al cinema ormai un po' dappertutto, insomma. E tu, Luca, come ti sei avvicinato al mondo del fumetto? Sempre, anch'io leggendo. Più che leggendo, io mi ricordo, il primo ricordo che ho dei fumetti è mio padre che me li leggeva quando io davvero ero piccolissimo. Quindi ringraziamo il papà di Luca. Eh sì, è stato il primissimo. E ad oggi il fumetto è diventato insomma anche un po' il tuo lavoro, sì, giusto? Sì, sì, io lavoro disegnando fumetti, non per l'editoria, ma lavoro
per, diciamo, aziende, amministrazioni comunali, come hai potuto vedere con il Mosgatto di Scanzo. Esatto, sì, sì. E tra l'altro questo che la nostra regia ha mandato in onda, grazie Roberta, la nostra regista, è una tua creazione. Sì, è un supereroe. È il buon Bergaman, il supereroe, primo effettivamente unico supereroe di Bergamo. Ah, quindi insomma hai avuto anche questa esclusiva. Sì. Che meraviglia. Ce l'ho fatta a prenderlo per primo. Senti Luca, io intanto ti lascio insomma continuare il tuo lavoro. Leonardo, ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria. Ci ritroviamo fra pochissimo, non cambiate canale perché poi Luca ci farà davvero un piccolo tutorial, come se fosse un po' una prima lezione sul fumetto. A tra poco, pubblicità. Ritrovati amici di Sei La TV, siamo sempre rigorosamente in diretta con Pomeriggio 216, la nostra nuova Osi pomeridiana in onda dal martedì al venerdì dalle 17.30 alle 19. Stiamo parlando del mondo dei fumetti, sono in compagnia di Leonardo Monzio Compagnoni, che è il presidente di Bergomics, un'associazione culturale made in Bergamo, e di Luca Rota Nodari, un disegnatore di fumetti, sta realizzando per noi un fumetto. Luca, ti abbiamo messo al lavoro anche durante la pausa pubblicitaria, non ti sei fermato, vado che avanti. Cosa stai realizzando? Perché io insomma non mi sono neanche accorta in realtà, forse, però mi pare di conoscere qualcuno. Mi pare di conoscere qualcuno. Che cosa stai realizzando? Sto facendo una minivale, diciamo. Sì. Senti, ma sei stato velocissimo, perché io ho giusto due chiacchiere con Leonardo, amici, che Luca aveva già pronta questa minivale. Eh sì, tutta questa velocità da dove viene? Da tanta esperienza? Da tanta esperienza, spinaci alla sera, no, scherzo. E, no, utilizzando i, tra virgolette, segreti del mestiere, che è quello che, diciamo, utilizzare forme semplici e poi unire il tutto, un po' di fantasia e... Senti, dettagli. Ma quindi insomma, per chi volesse insomma affacciarsi a questo mondo e quindi magari diventare in futuro un disegnatore di fumetti, deve avere delle caratteristiche particolari, ovviamente delle attitudini, come si può dire, averlo nel sangue? Così, sì, così dicono, effettivamente sì, un po' di estro serve sempre, perché comunque una devi avere una, un po' almeno l'occhio allenato, devi leggerne comunque tanti per... avere un'idea di cosa stai facendo. Poi è tutto lavoro. E poi è vero che si parte anche, mi rivolgo anche a te Leonardo, da delle cioè quello che insegnate ai bambini è proprio di partire da delle figure geometriche. Esatto, ma, esatto. Ma com'è questa cosa? Cioè, tu nel mio caso sei partito da un cerchio. Da un cerchio, da un fagiolo, diciamo. Ti stai dando del fagiolo, della pasta fagiolo. Esatto. Fagiolo, diciamo, partendo da un cerchio, poi diciamo i dettagli, gli occhi sono sempre messi, posizionati diciamo secondo delle proporzioni che gli si dà appunto a questo fagiolo. Poi le altre figure geometriche semplicemente si agganciano, come il corpo è un rettangolo per le donne, diciamo, un po' più a clessidra, come dice il buon E per Bugs voi Bunny. Uomini invece? E per noi uomini invece quadrato, rettangolo. Quindi sì. è più semplice disegnare un uomo o una donna a questo punto? Dipende. Io ero, diciamo, quando facevo ai tempi della scuola del fumetto, disegnavo solo uomini. Perché è più facile, uomo, quando devi disegnarlo, ha linee... meno caratteristiche, forse? No, è solamente che ha linee un po' più secche, non sono chiaramente dolci come quelle di una donna, e... Insomma, però, viene più semplice rappresentare i maschietti, e noi donne siamo un po' più complicate. Strano. Dolcemente complicate, per citare insomma una canzone. Leonardo, dietro la tecnica del fumetto, come mi stava insomma raccontando Luca, ci sono delle regole ben precise. Queste regole sono anche date proprio da quello che noi parlavamo prima rispetto all'espressività dei personaggi. Quindi bisogna anche rendere questo essere buoni piuttosto che cattivi, no? Sì, c'è tanto studio di anatomia per quanto riguarda i personaggi. Spesso e volentieri durante i corsi, ma
anche nelle varie accademie di fumetto sparse per l'Italia, si ricorda ai vari corsisti di guardare bene tutto ciò che ci circonda e prendere dettagli, sedersi a una panchina di un parco o sulla panchina metropolitana e disegnare ciò che più ci colpisce, magari i baffi di un tal tizio, gli occhiali di quella persona. Quindi ci vuole tanto teenager, spirito eccetera. Di osservazione. Tanto spirito di osservazione e tanta pratica, bisogna sempre esercitarsi più che si può. Io ad esempio ho avuto la fortuna di vedere crescere Luca a livello artistico e oggi è un fenomeno, ha iniziato anche lui naturalmente a essere, gli inizi di Luca erano abbastanza acerbi come quelli di tutti quanti e oggi veramente ti sa stupire con ogni disegno che fa, insomma. Ma certo, si vede anche con la velocità con la quale insomma ha realizzato la mia figura, perché io, amici, insomma, sperando che non ci senta nessuno, io disegno ancora l'omino stilizzato quando mi chiedono di rappresentarmi. Forse dovrei iscrivermi a qualche vostro corso, ma tra l'altro ti chiedo anche insomma un po' di informazioni nel dettaglio. Quanto tempo ci si impiega prima di arrivare, magari, non dico ai livelli di Luca perché immagino ci siano voluti insomma magari qualche anno, però per arrivare comunque a realizzare qualche piccola cosa? Guarda, è molto, la risposta non è semplice, nel senso che... Più che altro un percorso soggettivo? Esatto, a seconda della persona uno può essere più dotato o meno dotato. C'è chi riesce a, nel giro di 3 anni magari arrivare addirittura nell'editoria più grande e c'è chi invece ha bisogno di molto più tempo. Dal mio punto di vista io ho visto diversi autori, eccetera. Non sono mai contenti, anche chi magari oggi lavora per grosse realtà italiane o americane, addirittura francesi, continua a voler porsi, di più. Sì, a porsi nuovi limiti ed è giusto che sia così. È giusto essere ambiziosi, è questo assolutamente. E la cosa bella è che continuano a pensare ai loro grandi riferimenti, ai loro grandi maestri, come ancora vette inarrivabili, nonostante magari hanno stuole di fan dappertutto. E tu Luca come vai a fan? Come sei messo? Non lo so. No. Come non lo so? Dai, non ci credo. Ha tanti fan Luca? Ne ha. Vabbè, insomma, non ti chiedo, non voglio metterti in imbarazzo. Quindi sono pronta io, sono completata. A questo punto manca soltanto di essere poi colorata eventualmente. Sì, esatto. E anche per quanto riguarda il colore, ci sono delle tecniche particolari o si colora normalmente? Allora, io perlomeno coloro tutto in digitale. In digitale. A proposito di questo, ma insomma, da quanto tempo c'è il fumetto digitale? Allora, il fumetto digitale è... Mi lanci una palla molto bollente. Molto bollente, ma anche interessante, perché uno pensa che i fumetti siano fatti al computer, ci sono già i personaggi preimpostati. Come abbiamo visto in trasmissione, Luca in realtà ha creato da zero su carta. Esatto, e tra l'altro in pochissimo tempo, e questo lo ribadisco. Esattamente. Oggi, spesso e volentieri, per facilitarsi nelle correzioni anche dell'ultimo minuto, i disegnatori come Luca utilizzano strumenti tecnologici come la tavoletta grafica e disegnano anziché con penna e carta, con una penna digitale, una tavoletta grafica, uno schermo. Però se sai disegnare il risultato è buono, se non sai disegnare o come diciamo noi in bergamasca te sei una bora. Non, che tradotto vuol dire? Sei scarso. Ecco, okay. Tu Luca non sei una bora. Così dicono. No. Si vede, ha dato prova o no, amici? Assolutamente. E tu Luca tieni anche proprio delle lezioni. A proposito del colore, mi stavi raccontando, tu colori su digitale. Lavoro in digitale, io allora diciamo... Io prediligo il disegno al colore. Sempre su carta? No, io adesso ormai da 3 o 4 anni lavoro direttamente in digitale, su uno schermo. Quindi carta, disegno. Insomma, ti ho colto un po' all'improvviso oggi? Sì, allora diciamo, tornare a disegnare sulla carta è sempre un piacere, ma per esigenze di tempo e comunque qualità, perché lavorando per aziende, il più delle volte i miei disegni servono per pubblicità, per cartelloni, per... merchandising, così serve comunque un'alta qualità, cosa che magari con un tratto a pennello era un po' più sporco ogni linea, ok, che ho un tratto molto pulito, però diciamo lavorando direttamente in digitale tutto lo sporco che c'era nei fogli o con l'inchiostro, così sparisce tutto. E questo diciamo mi facilita, non più che facilita, mi alleggerisce il lavoro, è molto più veloce e
Ho capito. Senti Luca, intanto ti lascio tornare a accomodarti se vuoi. E questo io me lo tengo, amici, lo teniamo qui a Sei la TV. Diventerai il talismano di Pomeriggio 206. Non l'hai firmato. Subito la firma, non si completa un'opera senza la firma. Brava Valentina, esattamente. È corretto, ormai sto entrando anche un po' nel clan dei fumettisti. Prego Luca, ti faccio tornare insomma al tuo posto. Voi oggi ci avete portato anche insomma dei fumetti proprio, delle prove cartacee, Leonardo, cosa hai portato per noi? Beh, abbiamo portato un po' di fumetti, uno in particolare che ha portato, si è ricordato Luca perché io l'avevo lasciato in studio, 5 Gozo Serial, che è l'ultima produzione che vede protagonisti Luca e altri 4 autori di fumetti di Bergamo. Complimenti. E vuoi dire tu Luca di cosa si tratta in particolare, dato che poi è una vostra creatura questa? Allora, questo qua è il secondo numero diciamo del nostro gruppo, che appunto come ha già detto Leonardo siamo tutti di Bergamo, diciamo è nato questo gruppo e lo stiamo comunque portando avanti, anche se di produzioni purtroppo non ce ne sono. E magari ce ne saranno. Ce ne saranno, io spero. Io spingo sempre. Ma e noi ve lo auguriamo. E diciamo, in questo fumetto trattiamo 5, visto che siamo in 5 disegnatori, 5 omaggi a serie televisive degli anni 70-80. Ad esempio, quali sono? Quali sono? Che magari a casa insomma le conoscono. C'è Batman. Io non ero nata, però Batman insomma è Batman, indimenticabile. quello con i mutandoni. Esatto, ed è opera di Alberto Locatelli. E la tua opera invece voglio sapere qual è? Io ho MacGyver, che è chiaramente un omaggio al mio amato MacGyver. Ho diciamo reinterpretato il personaggio di MacGyver con un altro proprio aspetto, infatti è un ragazzo che si ispira a MacGyver, certo. Quello vero, solamente che è un po' imbranato e risolve sì la situazione. Succedono ma insomma delle cose sì, esatto. in questi racconti. Tra l'altro un'altra cosa volevo chiedervi, anche per quanto riguarda proprio la resa delle espressioni che dicevamo prima, piuttosto che il tratto proprio delle nuvolette ondulate, tratteggiate, perché mi è capitato spesso di leggere o comunque vedere dei fumetti che avessero quelle cosiddette nuvolette tratteggiate, altre invece insomma un pochino più spigolose, arrotondate. Ma che cosa cambia ragazzi? Fatemi un po' chiarezza. Cambia il tono di come il personaggio sta parlando, se è un discorso normale come se fossimo qua, se ci fossero dei balloon sono linee pulite e lineari, mentre se alzassi un po' di più la voce ci sarebbero gli spigoli. Facessi sul balloon, uno strillo insomma, uno strillo. Di quelli che faccio di solito. Esatto, quello lì è un balloon molto spigoloso che ne diciamo che serve a dare immagine a questo urlo. Ho capito, quindi insomma c'è anche uno studio poi penso onomatopeico, giusto Leonardo? Sì, esattamente. È tutto uno studio se vogliamo anche il fumetto. La vignetta stessa, se prendiamo i fumetti Bonelli, quando ci sono le vignette con uno spigolo arrotondato significa che è un flashback. Cosa che magari un lettore di fumetti non lo sa, esatto. E si trova davanti e dice ma non riesco a capire cosa succede o non succede, in realtà proprio quando è arrotondata la regola è perché c'è un flashback. Esatto. Insomma, si scoprono sempre cose nuove anche su questo mondo dei fumetti che alcuni di noi, di voi amici sicuramente avranno letto magari sotto le coperte, a qualcuno faremo anche rievocare qualche tempo ormai passato. Allora ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi. Leonardo, tu tornerai a trovarci, magari non alla prossima puntata, però ormai sta diventando insomma un ospite fisso, anzi parte integrante della famiglia di Sei la TV, come ho detto all'inizio. Leonardo Monzio Compagnoni, complimenti per la vostra realtà, in bocca al lupo per Bergomix. Crepe il lupo. Poi grazie ancora dell'invito. Grazie a voi. Grazie anche a Luca Rotanodari. Yes. Insomma, mi si stava attorcigliando la lingua. Grazie per il mio fumetto, ma come lo possiamo nominare? Vale. Va bene. Rimane qui a Pomeriggio 216, non te lo porti a casa. Questo è nostro. Grazie anche a Luca Rotanodari. Noi amici ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, poi torniamo sempre in diretta con Pomeriggio 216, altri protagonisti, un altro argomento e tante cose di cui parlare. Pubblicità.